tutto pronto anche per la categoria 3, infatti ci stiamo già muovendo per arrivare al chilometro 0, già una categoria 3 dove le medie sicuramente saranno più alte, sicuramente sarà fatta più corsa, anche se sappiamo che ci sono delle squadre che vorranno tenere un gruppo compatto, la squadra un attimino più numerosa, si può dire anche la Tricycle Pratica, dove c'ha come atleta Federico Colonna, proprio vittorioso anche nel secondo trofeo Massigiano, che cercherà sicuramente di poter fare un arrivo de sua. Proprio per questo siamo qui sopra il Nugola e infatti si sta facendo subito la salita forte per fare la prima selezione e cominciare a cercare di lavorare per levare i velocisti di mezzo. Infatti, vediamo che due atleti si stanno cercando di avvantaggiare facendo proprio il forcing. Vediamo col numero 52 Marchetti Stefano e poi vediamo sempre il corridore dell'Acqua e Sapone, il numero 33 Sartori Luca, che stanno forzando sul Nugola. Stanno forzando sul Nugola. Vediamo i due battistrada oramai decisi nel provare a creare un qualcosa di significativo subito al primo giro dove poter fare quella differenza e quella selezione che possa riuscire bene o male a essergli utile nel finale. Infatti, altro atleta che sta arrivando è Lencioni. Lencioni della Baglini, già vittorioso anche nella tappa del Giro della Valdera. Infatti, ora qui siamo sul gruppo, un ritardo di 25 secondi, dove stanno cercando di ricucire questo vuoto che c'è. Infatti, vediamo già gli atleti della Tricycle Pratica, i ragazzi dell'Ontraino, ma come vi dicevo, già gli uomini della Pratica subito davanti per far sì di tenere questo gruppo compatto, creare delle situazioni favorevoli per quanto riguarda questa squadra. Vediamo già proprio anche l'andatura, proprio gruppo allungatissimo. Questo Nugola non è una salita considerata dura, però vi assicuro che fatta a determinati ritmi e quant'altro può riuscire dura. E qui siamo arti vanificata la fuga di Marchetti Stefano, Sartori e Lencioni. Si parte subito su un altro tentativo di fuga. Vediamo meglio della Tricycle Pratica e colori di casa, il Grandi Andrea della Falaschi. Anche loro stanno cercando di avvantaggiarsi e creare una situazione favorevole, però io vi dico qui attenzione per la Tricycle, perché portare Grandi Andrea diciamo con un buon margine di vantaggio davanti non è tanto favorevole. Si sa benissimo le doti di Andrea, un grosso passista veloce. Attenzione, però vediamo che l'accordo c'è, vediamo anche le disposizioni poi della Tricycle Pratica, cosa diranno di fare. Siamo sempre prima di metà corsa e vediamo dietro il gruppo è fermo. Gruppo fermo, davanti subito i ragazzi di Ontraino, un'altra volta la Tricycle Pratica. Vediamo Fulvio Sisma, attacco di Fulvio Sisma che sta cercando di provare a rompere gli indugi per provare a dare quella carica, quella reazione per ritornare, diciamo, sotto questa fuga di Melio e Grandi. Probabilmente conosce bene i fuggitivi e non vuole sicuramente mollare un campionato toscano, e si può veramente creare qualsiasi situazione. E sicché l'andatura è riaumentata, il gruppo è in fila indiana sotto la tirata di Fulvio Sisma, che sta cercando di ridurre questo svantaggio. Questo svantaggio, vediamo, non chiede neanche il cambio, proprio deciso nella sua azione. Vediamo con qualche metro di vantaggio. Anche questo tentativo di fuga è andato non a buon fine. Risiamo sul gruppo compatto. Vediamo i uomini della Scià Montemuro con Gianni Gorga che stanno conducendo il gruppo, anche se è avvantaggiato qualche metro insieme a Baldini Luigi. Vediamo già la Tricycle Pratica dietro a chiudere. Vediamo già il discorso che vi dicevo prima. La Tricycle Pratica non sta collaborando alle fughe. Non, infatti, vedete che stanno cercando sicuramente di portare Colonna Federico in volata. Un Colonna in buone condizioni fisica e la Pratica, come già si era stato dichiarato all'inizio, siamo all'ultimo giro che sta segnalando proprio il suono della campanella e non collaborano sulle fughe. Vediamo se qualcuno potrà inventare qualcosa in questi 13 km e mezzo finali. Siamo tutti fiduciosi di vedere una sorpresa, però non ci sono radioinformazioni, sicché vediamo su lontano. Infatti si sta spuntando ora il gruppo in lontananza, gruppo compatto, ne ancora la volata non è stata lanciata, c'è lo zig zag del gruppo.
Sempre gruppo largo, sembrerebbe lanciata la volata. Lanciata la volata, siamo ai 400 metri. 400 metri, lanciata la volata. Vediamo sempre una maglia che non riconosciamo di vedere chi è. Vediamo una maglia dei colori di casa. Vediamo ora che sta uscendo la maglia della Tricycle Pratica. È Colonna Federico, come si era detto, su Walter Mori rimonta. Però attenzione anche Alessandro Chiapparino. Ma è Colonna Federico su Walter Mori e Alessandro Chiapparino che fanno il primo, il secondo e il terzo posto per quanto riguarda il campionato toscano della categoria 3, una categoria numerosa. Si sono dati battaglia, però il tema è come quello che era stato detto: la Tricycle Pratica ha voluto tenere tutto chiuso per arrivo a volata poi al gruppo compatto regolato da Federico Colonna. Come ho detto, anche splendido Mori Walter, una seconda posizione in volata su Chiapparino Alessandro, anche l'uomini dell'angolo del pirata, ma bene anche degli innocenti Stefano e in quinta posizione Poli Davide. When everybody's staring back, don't find you, day, don't.